Pat, sei... Io non ho ancora capito il format. In poche parole di oggi rimarcherai. Cioè, smash. La donna e la tua vita. Piccola intervista, come deve essere la ragazza ideale? Ah, si deve vestire bene innanzitutto. Si deve vestire bene, ok, deve vestire. Ma ora possibilmente, però vabbè, nel senso se dovesse capire la bionda dea. Cioè. Ok. Aspetta, aspetta, facciamo la che è Simo. Ah, oh, frate, basta che respiri. Più bassa di te, più alta di te, l'altezza non ti interessa? È uguale. L'altezza sticale. E che condivida i miei stessi obiettivi. Sì. Adesso però cosa devo fare? Ok. No, adesso non li vedrai te, ok? Ok. Te vedrai semplicemente sì. Il nome, ok? E basta, nient'altro. Sì. Allora, chi vuoi far entrare? Giulia, che è l'ultima entrata. Vai. Alessa, Martina. Ok, Giulia, Giulia, disattiva la camera. Va bene, Giulia, va bene. Giulia. No, fra quello si rotti coglione. Fra, hai rotti coglione. Fra, tutto il mese. Ma fatelo voi. Ragazzi, facciamo girare la diretta. Ok, buttiamo dentro Giulia. Ok, eccoci qua. Ciao, buonasera. Buonasera. Sono già venuto io. Sono già venuto. Comunque no, devi rimorchiare okay. Devi presentati pure. Prego, prego. Presentazione. Ok, ciao, mi chiamo Giulia. Abito a Gallarate. Gallarate? È qua. Dai. Comunque, a parte le cazzate, vai, dici pure. Cosa fai nella vita? Esatto. Nella vita ho appena fatto la maturità. L'autorità? La maturità. Fatto la maturità. Ok, quindi sei del 2004. Sì, sì. 2004. Maggiore. Ma non puoi parlare a Vamber, te, coglione. Quali sono i tuoi hobby? Cosa ti piace fare nella vita? Perfetto. Siamo a buon punto. Vabbè, C'è un maschio! Vabbè, comunque scherzo. No. Ah, ok. Ti faccio una domanda, qual è il tuo brand? Aspetta. Simo ha detto che è scaduta. Un applauso. Bravo Simo! Simo! Come non lo sai? Uomo Nigeria, vai! Non leggi la chat del room. Il tuo brand di vestiti preferito? Questa è importante come domanda per il fatto. Non lo so, ce n'è un po'. Ma stai cagando? No, è il letto gonfiabile. Perfetto. Così, pom. No, qual è? Dimmi magari due o tre brand di vestiti che ti piacciono. Brand, diciamo, alto? No, in generale, che ti piacciono? In generale, non lo so. Va bene, manda a facciamo una cosa. Adesso. Ti rimanete lì, ovviamente. Farò entrare Martina. Ok, ciao Marti. Smash. Ciao. Io lei la conosco, mamma, c'ho un culo da assurdo. Bro, non è Martina Trinca. No, se ti prendo ti bacio. No. Ok, presentati pure un attimino. Vai, passiamo alle presentazioni. Ciao, Martina, abito a Milano, 22 anni, studio scienze infermieristiche, poi? E che cosa? Cosa ti piace fare nella vita, oltre a studiare? Forte ragazzi. Con poi mare uscire. Tutti che vogliono. Amo andare in discoteca. Ami andare, non si sente niente. No, non amo andare in discoteca. Non andare in discoteca. Questo è un out. Potrebbe essere un punto out. In più. No. Più. A te piace l'alcol? No. Bravissimo. Allora, una domanda importante. Qual è il tuo ma socia, ma ti svegli, minchia, 2023 non ti fai di alcol. Ti bacio. Ma inizia a pippare, per favore. No. Qual è il tuo brand di vestiti preferito? Prada, bello. Bello, Prada, bello, anche bello. Il mio. Bello. Bella risposta. Ci sta. Adesso farò entrare un'altra ragazza. Sì, sì, ho capito. Adesso farò entrare Flavia. Ciao, Flavia. Oh. Guarda, secondo me basta solo una cosa per conquistare Patrizio. Basta dire solo 2007. Basta dire solo una cosa. Nessuno. Che sono minorenne. L'unico che ha capito e lui l'ha seguito come cane. Guarda, io ho passato quello step, quindi. Ma che è passato? Cazzo, è passato. Quindi, minorenne, di che anno sei? 2005, ho 17 anni. Ah, vabbè, fra un mese ne compi 18. A dicembre. Se beccamo tra 3 mesi, allora.
No, quanti sono? Ma prima di farlo, ok, va benissimo, questa ci piace tanto. Ci vediamo tra poco. Intanto faccio entrare... Faccio il liceo classico, l'anno prossimo la maturità. Hai ragione. Ok. Ma non l'ho cacciato di meno per la cacciata di Alexina. Alexina, porca puttana. Allora, abbi rispetto. Lei? Sono Milo, 18 anni. 60 euro. Di dove sei, Bari? Sono di Bari. Sono più di una. Ok. Sì? Bari? Quali sono i tuoi hobby, Milo? Chi è? Sì, sì, è quello che mi scopro in caso dovessi scegliere. Niente, i miei obiettivi non li dico per scaramanzia. Ok. Ma non obiettivi futuri, cioè obiettivi tipo... Boh, che passioni hai, che hobby hai? Dormire, giocare. No, bugia, mi piace... Vabbè, sono una che ama lo sport. Bello, tenersi in forma. Sempre che sport fai? La moda. No, io vado in palestra. Ah, ok, pensavo la moda come sport è spaccata. No. Mi piace la moda, quindi tipo, qual è il tuo brand preferito? Che a parte interessa? Ne ho molti, però preferisco Chanel. Ho una domanda io, ragazzi. Chanel è bella. Aspetta, ho una domanda io per te, occhio, tu hai mai fatto una sega con i piedi? Dai, basta, scusa, ma io... No. Alexa. Ciao Alexa! Buonasera! No, è partita... Alexa, cantami una canzone! No, ma non è perché c'è Alexa qua dietro, non è per altro. No, va bene. Ti possiamo chiamare in un altro modo? Ale. Ale, ok. Presentati pure un attimino in maniera veloce per far capire... Posso prenderlo? Certo. Allora, mi chiamo Alex, sono di Torino, ho 18 anni, mi piace cucinare, Alex, soprattutto dolci. Alex, basta, farti segoni su Anna Chat. Cheesecake, torte, tiramisù, cose così. Buonissimo! Mi piace un sacco viaggiare, quindi un obiettivo della vita è viaggiare, vedere almeno una volta le... gli stati più belli o comunque le città più grandi. Qual è il tuo posto che vorresti, i tuoi bomba. Due, tre goal da visitare? Cioè... Sicuramente Tokyo o comunque un posto del Giappone. Ma l'hai fatto apposta per... Cioè, no. Poi, ok. Qualsiasi posto in America, non ho in verità preferenze, e poi vorrei andare in Egitto. Bello. Io non ci credo. Oh, no, pure a me piacciono questi posti. Questa è stata una delle mie migliori presentazioni. Sì, veramente. Ah, grazie. Ci vediamo tra poco. Okay. Adesso comunque iniziamo. Facciamo vedere le gambe delle ragazze. No, facciamo dal collo in giù. Allora, io adesso cosa devo fare? Te vuoi vedere le tette o vedere tutto il corpo? Il mio non... Te preferisci tette o culo? Tette o un cibo di merda? Credo che non esista persona al mondo che preferisca le tette al culo. Eccomi. Perché sono un coglione. Ma le tette, bro, non hai mai visto un culo nudo, quindi non neanche puoi parlare. Mia mamma c'ha il culo flaccido. E forse per quello che preferisci le tette. No, mia madre c'ha le tette pure flaccide. Allora questo è un problema. Mi sei scopato tu, mano, coglione. E allora, vedi che lo sai anche te che ha il culo flaccido mia mamma. No, un culo non perfetto. È vero, un saluto ti vogliamo è una bene. Master ciao mamma, un saluto, eh. Oh. Entrata anche, ciao. Ciao. Stupendo. Non so cosa debba dire. Eh? Poi... Cosa devo fare? Mi presento? Sì, in teoria è questo il gioco. Grazie. Vabbè, ho 19 anni, ho appena finito il liceo scientifico, scienze applicate. Sì, l'anno prossimo si spera di fare la bicocca. Ma come ti chiami? Albicocca, non l'ho visto. Si chiama Albicocca. Albicocca per noi sarai? Albicocca, vai avanti pure? Esatto. E no, ho detto l'anno prossimo spero di fare la bicocca all'università, scienze psicosociali e della comunicazione. Si vuole fare una bicocca. Ah, ok, no, era per vuoi dire. Andare al bicocca? Quindi... Ok. Una qual domanda? È il tuo bre... Ok. Ho una domanda. Vai. Posso? Vai. Posso? No. C'entrano i piedi? Sì. No. Qual è il tuo brand preferito? Ti bacio. Di vestiti. Nude Project, un brand spagnolo. Lo conosco, bello, ok. Ti piace Nude? Molto bello. E che ne pensi come si veste Pat?
Devo dire che si veste bene, cioè penso uno dei pochi sui social che si veste bene. Questo è un punto in più, per questo complimento. Di dove sei? Provincia di Milano, in un paesino che si chiama Villa Cortese, che non conosce nessuno. Provincia di Milano. Adesso il Rosso ti farà l'ultima domanda e poi inizieremo con la seconda. C'è una domanda, la domanda io. Ho una domanda. Albicocca, là. Scusaci, salutiamola pure così, grazie mille. Prossimo round. Grazie al prossimo round. Facciamo una cosa, chiudi gli occhi fino a quando non entrano. Chiudi gli occhi. Allora, metto lei. Sì, sì. Ok, metto lei. Ok. Oh, ecco. Oh. Vai. Okay. Oh. Peia, dici, Peia. No. Dici, Peia. Ciao. Peia, dici, ciao. Spacca. Ciao. Beh, bellissima la felpa. Simo. Grazie. Simo è sua. Bro, ho detto bellissima la felpa, non ho detto... Lei e perché lei non dice lo stesso? Perché non ha una felpa. Aspetta, mamma, che bella chat comunque, che bello sbuccione, volevo dire. Ale, no, che ne pensi? Oh, di come, che ne pensi come è vestito Pat? Mi piace, sì, ci sta. Poi non è che, cioè ora ho visto soltanto la maglietta, non so bene come è vestito. Belle labbra, eh? Non l'ho guardato bene. Hai qualche domanda che vuoi fare a Pat per conoscerlo magari meglio? Sì. Hai qualche fetish strano? Proprio strano. Posso dire una cosa? Hai fatto una delle domande più belle che abbiano mai fatto in live dal Rosso. Questa è di Simone, quindi. Vabbè. Cioè, particolari non c'è, cioè, tipo picchiarle? No. Ma fetish in che momento? Cioè, qualsiasi. Qualsiasi momento. Anche nella vita quotidiana, nel senso... Anche boh. Nella vita quotidiana. Qualcosa che ti attira in una persona che però di solito può non è... un fetish, tipo... Sì, che sì. Mi piacciono tanto le ragazze timide. C'è qualche tetta? No, le ragazze... Di timide. Timide. Ma non è un fetish. Timide. Oh sì. Le ragazze timide. A te piacciono i ragazzi timidi? Sì, però preferisco quando è il ragazzo a fare dell'avanzo. Ma lo sai che il Pat è spesso no. Timido, però fa sempre l'avanzo lui. Posso dire una roba? Non ho mai fatto il primo passo in tutta la mia vita. Quindi non so se è un punto a sfavore, però... Perché non mi esce naturale, capito? Beh. Guarda, adesso facciamo entrare altre ragazze. Grazie Uno, mille. Due, tre, Stella... 1, 2, 3, Stella. Oh, si è mosso! Si è mosso, Alexi! Si è mosso! Torna indietro. Lui? Si è mosso. Si è bloccato così. C'è un'altra ragazza. Aspetta, mi copro. Vai. Eccoci qua. Vai. Oh. Ma delle tette, ci sono delle tette che scusano. Ma oh, no. Non. No, ma guarda, ci sono delle mani che non è vero. Orca troia. No, Pit. Come ti chiami te? Minchia. Martina. Ok. Tu hai detto che la conoscevi. Sì. Da quanto tempo hai il septum? Non mi ricordavo. Cosa? Da quanto tempo hai il septum? 5 anni. Io pure c'avevo il septum, l'ho tolto. E poi sei morto? Perché l'hai tolto? Perché, boh... Non... Gli facevo male la cappella. Niente. Ti volevo chiedere, Marti... Hai qualche domanda che vuoi fare al nostro bellissimo Pat? Che piatto faresti? Ah! Io penso che una delle cose più belle sia mangiare in macchina al McDonald's, quindi la porterei al McDonald's. Magari al tramonto, robe così. Mi avete esagerato, eh? L'autostrada va più che bene, eh? L'autostrada allora, vai fermi col tergicristallo rotto. Quindi, Marti, se per caso stasera dovessi uscire con Pat e ti dovessi portare a mangiare in macchina al McDonald's, ti bacio. Cioè, come posso dire, gli daresti, cioè, capito? No. Io non sono tipo da sesso al primo appuntamento. Ok, va bene. Neanche io. Ma vaffanculo, va. È perché lui non ha nessun appuntamento. No, no, sta per quello. Cioè, io invece una ragazza la porterei all'appuntamento, la metto tipo sul sito di donare, poi mi resto. No. Che. Se ti dovessi. Bellissimo. Se mangiamo al McDonald's e stiamo tutto il tempo zitti in macchina, no, non usciamo una seconda ovvio, volta. Che cioè, infatti io parlavo de. Bella. Parlavo tipo. Cioè, nel senso andiamo in macchina, magari al tramonto mangiamo il Mac. Ok.
E lì parliamo. Il resto si è scaccolato con il piede. Dai, però fai schifo, porco due. Magari con la musica giusta, bassa. Ma il soundboard. Dai, che sbocco, frate. Che genere di musica ascolti? Techno. Stepney? Tutto Stepney? Certo, certo. Prossima. Prossima ragazza? Ma come fai? Cioè, mo non è che voglio... Però, la techno, no? Bro, è bellissima. Ma in macchina tu ascolteresti techno, onesto? No, in macchina no. No, fai entrare un'altra persona. Entrare. Rosso, rosso. Comunque, no. A me prima non mi avete fatto parlare, ci sono rimasta male. Ma come no? Io... Sì, mi avete tolto subito. Io mi dissocio. Ma ci andiamo, scusate? Frellone, allattami! Porco Si sente? Si sente Bruno. Allora, io sono una ragazza molto dolce. Mi piacciono tanto le coccole, gli abbracci, quindi tu sei un ragazzo affettuoso. Io sì tanto. La faresti una relazione a distanza? Oddio. Allora, distanza dipende quanto, ovviamente. 7 chilometri massimo che faccio. Perché io sono delle Marche. Quindi... Marche. Pure a parte piace. Pure per le Marche, tipo Dior, Louis Vuitton. Non so, prima non ti abbiamo fatto parlare, quindi raccontami un po' di te, cioè cosa ti piace fare nella vita. Ma porca trota. Allora, io faccio il liceo classico, poi all'università vorrei fare medicina. Ok, sinceramente. Quindi tu mi piace faresti... studiare. Aspetta, tu vorresti fare medicina, tu ti faresti curare da lei? Tu ti faresti curare da lei? Ok, fatti curare. E anche a me piace viaggiare, anche sono brava a cucinare. Okay. Sono anche brava a FIFA, se ti interessa. A FIFA! No, io a FIFA. Paz è il ragazzo più forte che abbiamo giocato. Io ti batto. A posto, quindi abbiamo trovato qualcosa da fare insieme. E io ti batto. Sono una ragazza romantica. Romantica? È romantica? Quindi tipo il primo appuntamento come lo vorresti? E sotto le stelle. Cazzo sei per pifì, dai. Non lo so, per pifì, cioè, porco. Metti le prossime ragazze che mancavano. Ehi, ciao. Chiudi gli occhi. No, rimani così. Lasciamo quello chiuso in questa. No, occhi chiusi. Occhi chiusi? No, chiusi, vabbè, occhi ma chiusi. Può vedere la bocca. La puoi vedere? Ma che raga, che devo fare? No, lasciamolo chiuso, ok? Okay, facciamo così. Allora, dici pure qualcosa. Anzi, fai una domanda a te, Edo. Io strozzo comunque. La domanda è... Dove faresti il tuo primo appuntamento con Pat? In realtà mi piacciono le patate tranquille. Il fatto di poter mangiare il Mac in macchina mi piace. Ti piace il Mac in macchina? Bro, low cost, ragazza perfetta. Un punto in più, questo è un punto in più. Senza la techno sotto. Senza la techno. Qual è la tua musica preferita? E in realtà ascolto un po' di tutto, però mi piace molto Frank Ocean, cioè Frank Ocean è il mio... Bello, brava, Che ne pensi? Ti sei innamorato? Brava, bro, io appoggio. Aspetta, che hai detto? Io appoggio. Ok, sei la moglie di Pat, quindi, per ora. Meno male, dai. Ho una domanda. Vai. Pat, ma tu? Eh? Appaiai! No, mi sono innamorato di lei. Fai tagliare. Cos'è? Ok. Non uscire dal personaggio, Rosso. Sei il personaggio. Rosso, se sei il personaggio, io mi arrabbio tantissimo. Mi arrabbio tantissimo. C'è qualcosa per la tosse, credo. Maila, fatti vedere metà corpo. Brava. Perfetto, ciao. No. Mi passo... Sì, apri. Ciao! Dove porteresti... ho una domanda. No. Ce l'ha. Ho una domanda, ok? Siamo pronti? Ce l'ha. Hai mai fatto una sega con i piedi? No, dai, è rotto. La scatola. Raga, fermi un attimo, non le mordereste la labbra? Io un botto. Scusaci, siamo... Porca puttana. Però lei sta al gioco. Di dove sei? Di Bari. L'ha detto prima. Porca troia, sono 7 ragazze, non posso dimenticare, no? Morliamo. Ah, ok, a posto. Adesso allora devi eliminarne una. Comunque, io non me ne voglio, eliminerei la prima, quella lì che si mi ha detto della felpa bella. No. Ma sì! Aspetta, no. Era lei che ha detto della techno?
Sì, sì. Ah, vabbè, vabbè, che, no, ok, ok. Porca puttana, niente. Che è successo? Ti sto baciando, devo aggiungere anch'io. No. Comunque, che momento alto da noi. Ho visto. Martina! Boh! È stata eliminata. Minchia. Comunque ragazzi, salutiamo Martina in chat. Ciao Marti, grazie mille per essere qui. Aiutami. Come si mette? Massimo. Facciamo entrare le prossime ragazze col face reveal. Facciamo entrare Flavia. Vabbè, Alexa a sto punto. Alexa, eccola qua. Ciao, qua. L'ultimo round è molto semplice, ragazzi. Ok? Ragazza. 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 Okay. Ragazza, ragazza. Adesso la domanda è: dove porteresti Pat al primo appuntamento? Tutte devono rispondere a questa domanda. Bomba. Dove lo porterei? Anche un bel regalino. Penso che o lo porterei in montagna. Bello. O lo porterei al mare. Ma non l'avrei detto, aspetta, non l'avrei mai detto. Quali dei due sceglieresti? Questa è una domanda fondamentale. Il mare è più romantico, quindi mare. Mare. Beh, però... Però la montagna... È una bella montagna. No, allora... Simo vai fottutamente fuori. Ok, mare, ok, perfetto. Ah, io preferisco montagna, però. Ma più che altro perché in montagna non ti posso vedere il culo nel caso, capito? Sbatti. Ah, però al mare. Al mare? Puoi vederle il culo. Dai, porca puttana. Al mare ci sono i piedi. Sempre di sta roba. Perché al mare tutti vedrebbero. Te sei un gelosone. Io sì. Te sei una ragazza gelosa. Sei una testa calda. Testa di cazzo. Sei una ragazza gelosa. Sì, abbastanza. Cosa intendi per abbastanza? 8. Vuol dire che sì, sono gelosa, però non stresso. 9. Cioè, se avessi un tipo e fossi gelosa di una, non è che lo... Vai uomo! Quindi, vai, uomo. Quindi nel giusto. Io non... Scusa, io sì, esatto. Ho fatto portare gli amici dei limiti. Se per caso Pat dovesse andare a ballare con delle amiche, te saresti gelosa? Sarei gelosa, ma non gli direi non andare o non andarci. Okay. Però glielo direi comunque. Però tipo saresti la classica ragazza che tipo per tutta la serata ti trattasse di messaggi o chiamate per essere sicura o ti fidi abbastanza da sì essere gelosa? Mi fido abbastanza, ma se dopo 2 o 3 ore non mi scrive nulla, almeno per farmi sapere. Certo, è morto Marfalco. Ho messo la storia. Che è morto? Sta puttana, faccia l'anima sua. Ha risposto bene, sì, sì. No, ci sta. Ma è una bella figa. Sì, bella. Molto bella, dai. Per me è una bella porcona. Adesso... No, Rosso, ci vediamo tra poco. Ti do un ma perché papà si incazza sempre? Rosso. Puoi anche mostrare il viso. La faccia adesso. Vabbè. Non avevo capito che mi devo inquadrare. No, sì. Oddio. Aspetta un attimo che qua... È successo un blackout. Allora, stavamo dicendo, te dove porteresti il rosso al primo appuntamento? Aspetta che è successo un problema. Dove porteresti, sì, il rosso, volevo dire Pat, scusa, al primo appuntamento. Però? Allora, io Patrizio lo porterei in mansarda a casa mia. Perché? Ma perché è una bella mansarda? Con Netflix e i popcorn, perché ci sta tutta una vetrata in cui si vede il tramonto, la luna piena, è bellissimo, quindi lo porterei lì. Ma poi giocate anche a FIFA? Esatto. Oh! Ok. Sono venuto. No, lo so. Qual è la tua serie preferita, visto che hai nominato una piattaforma streaming? How I Met Your Mother. Allora, da una parte direi ti amo, però dall'altra Met Your Mother non sta su quella piattaforma streaming che hai detto te adesso, quindi non potresti vederlo con Pat. Chi è il tuo personaggio preferito bro. Di Met Your Mother? Ma bro, aiutami a pulire. Oh. Edo! Ragazzi, sei un coglione. Bro. Capito, ma dovete pulire, l'ho fatta bene. Perché altrimenti non va via poi dopo. Che schifo! Ma che schifo! Patrizio, ma a te piace ballare? A me piace ballare. Bro, è che si piace ballare. Vai Pat, fai il ballo del pazzo, non l'ho mai visto. Certo, Alexa, riproduci Worship Girl. Devi ballare anche. Ragazzi, questo è solo per voi. In esclusiva, su live su Twitch. Devo controllare la mano.
schifo. Dai, rosso mod. Prova, regalo. E pat! Adesso! Porca madonna! Allora, scusaci. Mettetevi tutti e tre seduti. Mettetevi tutti e tre seduti. Vi state comportando una merda. Io no. L'ho fatto un cazzo. No. Io non l'ho fatto. Sì, l'ha fatto, papà, l'ho visto, l'ha te fatto. Te lo giuro su mia madre. Io avevo solo paura che mi picchiasse. Allora, un conto è la gag, un conto è sgravarla. La state sgravando troppo. Punto figlio. No. Vabbè, fate come pare, raga. Vabbè, però anche tu, tu non aiuti, però, scusami. No, papà, mi sono rotto il cazzo. Perché non aiuti? Sembra che non hai messo due tette, scopri tutti i giorni, due tette. Non c'è, ok. Due tette, basta. Non è Patrizio, tu sei un ragazzo sensibile. Così. Oh. Sì, è un ragazzo sensibile, si è visto in questa live. Vorrebbe... Se ti prendo, ti bacio. Io. Occhio. Io sì. Io sì. Bro, dai, no. No. Questa roba è la stessa. Rosso. Dai, bro. Se ti prendo. Ma di nuovo. Bacio. È la cosa che c'è la telecamera. Ma cosa di Sefora? Cosa? Ma la Sefora me l'ha dato. Bro. Comunque dal vivo rende meglio, sì. Se questa telecamera non funziona, ci dobbiamo vedere dal vivo. Anzi. Guarda, io Buttala fuori. Ma ci vuoi far sesso? No, buttala fuori. E allora perché la vuoi buttare fuori? Perché ci ballano. Allora faccio entrare la luce alla ragazza. Ok, devi dire ti ricordi la domanda? No. Dove porteresti Pat al primo appuntamento? Allora, non avendo né la patente né la macchina, mi esce difficile portarlo da qualche parte. Però, in generale, mi piace decidere assieme. Cioè, perché almeno capisco anche l'altra persona cosa vuole fare e che tipo di persona è. Solo... Guarda che bello, Simon, che guarda le altre live su Twitch mentre stai in live su Twitch. Un saluto a Dario Moccia. Dario, ti amo, sei mio padre. Sì. Però magari mentre sei in magari mentre stai in live, no, nel senso. Ti devo fare una domanda. Te preferisci Patrizio Modellato o Dario Moccia? In realtà Davide Moccia, però... Davide Moccia, è vero. Ma perché preferisci Davide Moccia? Dai, Dario Moccia, perché? Non lo so, quel qualcosa in più. È più il mio prototipo. Ci sta. Sei più bravo a fare le live. Vai. Guarda chi ti aveva portato, apri gli occhi. Smash. E c'è una sorpresa. Guarda che c'è di là. Perché con Edo? Perché era a casa di Edo? Ma dove cazzo è? Edo è un porco. Guarda. Simo, accoglila bene, alzati. Ecco qua! Ciao! E allora Simo, mi piacere. Ma che cazzo vuoi da me? Ma non ho... Vabbè, io l'ho skippato. Sì, l'hai skippato, eh? E piacere un cazzo, adesso... Vabbè, li lasciamo un attimo. No, vabbè, siamo qua, io siamo qua da fare le guardie. Tanto Simo, tu puoi guardare anche le altre dirette di là, tranquillo. Infatti sono tanti streamer oggi che puoi andare a vedere. Vai. Ok, no, ha detto che preferisce Davide Moccia. Sì, è vero, vorrei capire questa cosa. Prendo. Perché preferisci? Ti bacio. Niente, cosa ti intendi per qualcosa? Cioè qualcosa che è molto vaga. Cosa? Boh, come balla, andiamo a ballare. Quindi Davide Moccia è più bravo di fatto a ballare. Un nuovo prodotto di serie. Ma conosci Esteban? Tua moglie, bro. Chi è? Questa è la moglie di Simo. Ah, possiamo parlare di tua moglie? Sì, dai. Facciamo vedere tua moglie, eh. Questa è la moglie di Simo. Non si vede. Questa è la moglie di Simo. E questa del rosso. Esteban. Rosso è mansarda, vieni in mansarda. Anche io, tutti in mansarda ci stai invitando. Vuoi venire anche te in mansarda? Io sì. No, però... No, lei però no, perché lei no? Io voglio Patrizio.
Ci sei rimasta male? No, no. Te vuoi patto o rosso? Attento che no, Patrizia. Ma ti stanno fulminando con lo sguardo. Te non ti accorgi, ma da qui c'è un'aura potentissima. E io sono stronzo? Sì, ma tu sei guardi. No, no, io voglio Patrizio, voglio. Ma ti posso fare una domanda? Questa è importantissima. Te preferisci Davide Moccia o Patrizio Morellato? Patrizio. Okay. Aspetta, facciamo. Perfetto. Brava. Ha vinto. Tutti in mansarda, ragazzi. Comunque, questo non era un prodotto Sephora. Perché? Era un prodotto naturale. Naturale. Fatto da me stesso. All created by me. Prossima live farete un appuntamento dove? Perfetto. In macchina mentre mangiamo McDonald's. No, io mangio salata da Flavia, vado. Scherzo. Faccio una live condivisa. Flavia, se possiamo fare una live in mansarda da te, alza il braccio sinistro. È destro. No, non ve ne pentire della mansarda, mi affidatevi. Auguri Rosso. Di dove sei? Scusami, se sei. Balliamo, giochiamo a FIFA. Tutto. Ma chi può venire in mansarda? Aspetta un attimo. Ah, The Cloud Girl. E no. Patrizio non vuole venire da solo. Cioè. Ah, ok, allora vale, anche Dol ha detto. Venire, quindi? No, sì, anche tu. Ah, ok. Ah, no, sì, ok. Vedi. Io posso? Gilberto non ti ha dissato. No, Rosso, tu no. No, scherzo, sì. Tu vorresti salire domani, vogliamo vederci? Cioè, ma non io, lui. Va bene. Cioè, così venite. È strafelice comunque. Eh? Sì. È strafelice? Sì. È arrabbiata? Non lo so. Sei arrabbiata? No, ti pare. Strafelice. Sì, ma perché no, è arrabbiata? No, non è arrabbiata. Stava perché dicendo. Domani è il mesiversario. Ah, raga, ma che cazzo stai? Scusa. Niente mansarda perché domani è il mesiversario di patto, viene solo il rosso con. Può portare il suo scroto? No. Cioè, certo. Ma lo portare sì. Io vado a comprare una gabbietta. Guarda, secondo me sarà bene nel tuo parcheggio anche. Ma non. Ok, quindi può portare scroto.